Sabato 25 e domenica 26 torna l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio. Anche in questa edizione, la numero 31, la manifestazione di punta del Fondo per l'Ambiente Italiano offrirà l'opportunità di scoprire e riscoprire insieme con i volontari della Fondazione tesori di storia, arte e natura di tantissimi luoghi, per la maggior parte solitamente inaccessibili o poco conosciuti, come ad esempio i palazzi dei Sette Portoni di Fossa Cesia o le meraviglie di Palazzo D'Agostino e l'arte del presepe di Pollutri. Un ventaglio molto ampio di offerta, con la disposizione di luoghi, risorse e competenze riconosciuti in un'occasione unica e imperdibile di promozione e di rilancio del nostro territorio. Ci sono 32 uscite, 11 borghi. Qual è quello proprio irrinunciabile per Roberto Di Monte, presidente del FAI Regione Abruzzo e Molise? È come chiedere a un genitore qual è il figlio preferito, sembra una cosa complicata. Diciamo che secondo la tipologia, insomma, ogni delegazione ha dato il massimo, quindi potrei dire Sant'Angelo in Ocre, che è una chiesa meravigliosa edificata su una rupe nel 1400. Come Regione Abruzzo abbiamo concesso il nostro alto patrocinio a questa iniziativa promossa da ormai 31 anni dal FAI e non potevamo non essere al loro fianco, perché attraverso la rete dei volontari, ripeto la parola volontari come dicevamo prima in conferenza stampa, loro si dedicano per farci conoscere un altro Abruzzo, altri particolarità delle zone che normalmente rimangono un po' nascoste, loro hanno la forza di farle aprire, di farcele vedere e quindi far rimanere tutti stupiti rispetto alle bellezze che poi il nostro Abruzzo può nascondere. Il grande ringraziamento, come dicevamo, ai volontari che in 32 aperture ci faranno visitare 11 borghi di tutta la nostra regione e si affiancano a quello che normalmente facciamo come promozione territoriale. Giornate FAI, io dico da sempre, servono per vedere diciamo quegli angoli che rimangono un po' scuri, che loro illuminano con queste giornate a cui si dedicano per gli altri.